Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte. L'incontro di oggi è offerto ai tutor della Toscana, ai tutor dei docenti neoassunti della Toscana. Quest'anno sono un numero molto elevato, come vedremo tra un attimo, e è uno degli anni nel quale abbiamo il maggior numero di docenti neoassunti e di conseguenza anche il maggior numero docenti tutor. Il nostro direttore generale, che avrebbe dovuto fare l'intervento iniziale, probabilmente, se possibile, si collegherà appena possibile successivamente. Quindi iniziamo con la nostra giornata. Ci saranno i seguenti interventi. Dopo il mio ci sarà l'intervento della professoressa Raffaella Biagioli dell'Università di Firenze, seguirà poi l'intervento dell'ispettrice Elisabetta Bonalumi. Ed infine l'intervento del professor Giovanni Roberi. Bene, inizierei quindi con la visione di qualche slide. Benissimo, grazie. Bene, vediamo un attimo quali sono le novità e le conferme rispetto a quanto è accaduto. Dal 2015 in poi si è sviluppato un modello diverso, molto più efficace, molto più dettagliato, molto più specifico della formazione dei docenti neoassunti. Quest'anno ci sono, come dire, conferme riguardo al modello generale adottato negli ultimi anni. C'è una novità circa le scuole innovative che erano state sospese nell'anno scolastico precedente. In Toscana quest'anno a domanda potranno effettuare la visita presso scuole innovative 177 docenti della Toscana, sono 3.000 in tutta Italia. Di nuovo è confermata l'utilizzo della piattaforma Indeed con alcuni miglioramenti di tipo editoriale e la piattaforma è già aperta dal 18 di novembre. Viene confermato anche in Toscana, viene confermato il nostro modello di operare che abbiamo attivato praticamente fino dall'inizio, cioè formazione mediante webinar e mock. E quest'anno avremo una diversa gestione rispetto agli ultimi 2 anni. Negli ultimi 2 anni avevamo effettuato una fase 1 unica per tutti e poi una fase 2 che avevamo offerto a chi voleva utilizzare gli strumenti condivisi con l'Università di Firenze, in particolare per l'infanzia primaria. Quest'anno, a seguito di una successiva accordo di collaborazione, sono stati definiti anche degli specifici strumenti per quanto riguarda la secondaria di primo e di secondo grado e quindi l'estensione della fase 1, che è obbligatoria e comune a tutti per poter effettuare poi passaggio alla fase 2, ha una distinta estensione per quanto riguarda i gradi dell'infanzia e della primaria, con gli strumenti predisposti, condivisi predisposti insieme con l'Università di Firenze e per quanto riguarda invece la fase 2 per i docenti tutor della secondaria di primo e di secondo grado, dove verrà fatta una formazione e verranno utilizzati gli strumenti predisposti con i 3 atenei statali della Toscana, quindi di Firenze, di Pisa e di Siena. Prima di entrare nel dettaglio, qualche dato sui numeri che cui vi accennavo prima. Quest'anno abbiamo complessivamente 4.915 docenti che sono oggetto di formazione, neoassunti oppure che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Sono quindi soggetti a quanto previsto dal decreto ministeriale 850. Di questi una parte non trascurabile, circa il 20%, 843, sono docenti neoassunti a tempo determinato, che poi saranno soggetti, a sensi dell'articolo 59, all'effettuazione della prova disciplinare, qualora venga valutato positivamente l'anno di formazione di prova che, come gli altri, andranno a svolgere a sensi del decreto ministeriale 850. Ed abbiamo poi un numero di tutor docenti neoassunti piuttosto elevato, 4.423. Questo elevato numero di docenti non immessi richiede che vengano effettuate significative iniziative di formazione e di supporto in modo da accogliere pienamente questi docenti non assunti. Il tutor svolge un ruolo fondamentale da questo punto di vista. Per
Adesso vediamo invece quella dell'organizzazione territoriale per provincia dei numeri. Dei 4.915, Firenze naturalmente prevale perché ha circa un quarto della popolazione scolastica e la cosa interessante in questi dati è il rapporto che qui ho riportato tra docenti neoassunti e docenti tutti. Mediamente si può notare come questo rapporto sia di 1.11, quindi c'è quasi un rapporto 1 a 1 tra docenti neoassunti e docenti tutti. Ci sono dei tutor che hanno più di un docente neoassunto da tutorare, ma sono una minoranza. Bene, poi per quanto riguarda invece appunto il numero di docenti neoassunti assegnati a ciascun tutor, nei primi, diciamo, 90% un solo docente neoassunto, poi abbiamo un 8% circa con due docenti neoassunti e ci sono numeri trascurabili con 3, l'1,4% e in qualche caso rarissimo 4 docenti ne assegnati allo stesso tutor. Non ci sono situazioni con un numero maggiore di docenti assegnati. Per quanto riguarda invece l'esperienza dei nostri tutor precedenti come tutor, possiamo vedere il numero di anni, quindi il numero di anni per i quali hanno esercitato il ruolo di tutor precedentemente a quest'anno. Molto interessante che circa il 50%, il 48-63% non ha mai svolto l'esperienza di tutor. E se poi andiamo a considerare quelli che hanno un anno o 2 anni, si arriva già intorno all'80%, ecco, del tutor. Poi c'è un picco intorno a 6 anni, e dati molto trascurabili di chi ha un numero di anni di esperienza superiore a questo. Per quanto riguarda poi la distribuzione territoriale, questo per pura, ve lo lascio, ve lo potete guardare con calma. Qui abbiamo in relazione agli ambiti territoriali per la formazione il numero di docenti neoassunti ed il numero di docenti tutor per ciascuno dei 25 dei nostri ambiti territoriali. Bene, per quanto riguarda il ruolo del tutor, noi abbiamo fino da, diciamo, da 2 anni, ecco, tratto ispirazione anche dal documento del 2018, che c'è stato di ispirazione anche per la disposizione, insieme naturalmente alla norma principale, cioè il decreto ministeriale 150, anche per la predisposizione degli strumenti che sono stati definiti con l'Università degli Studi di Firenze quasi 3 anni fa, e quest'anno per quanto riguarda invece la secondaria di primo e di secondo grado, con tutti e 3 gli Atenei della Toscana. Gli aspetti sui quali durante l'anno di formazione di prova, in termini di competenze, si va alla fine a effettuare l'istruttoria del tutor, che è l'atto fondamentale che il tutor ha ad effettuare, riguardano da un lato le competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, in seconda istanza quelle relazionali, organizzative e gestionali, fondamentali quelle relazionali, organizzative e gestionali, lo sappiamo perché a volte persone anche di grande capacità, conoscenza, anche competenze disciplinari hanno difficoltà in quelle che sono dei fondamentali invece aspetti relazionali e di gestione della classe. Insieme a questo, la terza area è quella dell'osservanza dei doveri professionali ed infine la partecipazione e il raggiungimento degli obiettivi di competenza previsti dalle attività formative. Questo è il cuore. Su tutto è basato su questo. Anche gli strumenti che fino dai primi anni 2015 avevamo immaginato come ufficio scolastico regionale sono centrati su questi. E poi i successivi strumenti da questi sono, come dire, hanno immaginato di costruire dei percorsi più scientificamente più fondati e dettagliati. Il tutor ha un ruolo importante su vari fronti, qui ho riportato varie parole chiave: accoglie, favorisce, predispone, ascolta, elabora, connette, frequenta, si ispira e condivide. E non entro tanto nel dettaglio, credo che anche probabilmente anche la ispettrice Bonalumi mi darà un'indicazione in merito a questo. Ritroverete comunque queste slide disponibili per la consultazione. Diciamo che è un ruolo principalmente di affiancamento e di supervisione professionale. Il riferimento sono anche per quest'anno
il monte ore delle 50 ore suddivise tra quattro tipologie diverse: gli incontri propedeutici e quello finale, gli incontri laboratoriali quest'anno di nuovo con la possibilità per 177 docenti neoassunti di effettuare la visita in scuole innovative. In ogni caso questa attività laboratoriale non deve essere frontale, ma deve essere appunto, questa attività di formazione deve essere laboratoriale e non frontale. Ed il ruolo poi specifico, questo in azzurro, del tutor, del peer to peer, dell'osservazione in classe per almeno 12 ore. La norma prevedeva proprio fin dall'inizio che fosse strutturata anche mediante una apposita strumentazione operativa concordata tra neoassunto e tutor, ma fondata, ecco, su qualcosa di più, valido possibile. Ed infine, prevalente ma non misurata il numero di ore perché forfettaria, è prevalente come riconoscimento forfettario, è l'attività online sulla piattaforma Indire, dove si mettono insieme tutto quanto è stato fatto nelle varie fasi e nel percorso del neoassunto e lo si documenta con la generazione del portfolio. Il tutor svolge quindi un ruolo fondamentale nelle seguenti fasi: la parte di presenza, se possibile, agli incontri, soprattutto quello iniziale, e di restituzione finale, le 6 ore, l'affiancamento finché venga ben effettuato il bilancio di competenze iniziale che viene caricato sulla piattaforma Indire, che è appunto già aperta. Su questo vi sollecito a farla fare quanto prima, questo bilancio di competenze, è fondamentale che si faccia all'inizio e non a marzo. Quindi sollecitare il docente in assunto a prendere consapevolezza della propria situazione e collaborare con lui per aiutarlo nella stesura del bilancio di competenza iniziale e poi nel suo caricamento in piattaforma. Un attimo dopo, un secondo dopo, questo coinvolge soprattutto il dirigente scolastico in assunto, anche se collabora il tutor, il patto di sviluppo professionale che si va a formalizzare. Centrale poi l'attività delle 12 ore del piattopia di osservazione in classe. E tutta questa azione è finalizzata alla predisposizione dell'istruttoria e alla consegna, alla presentazione presso il comitato di valutazione. Vorrei rapidissimamente, ora non entro nel dettaglio di questi aspetti, ma vorrei sottolineare la necessità di dare al comitato di valutazione gli elementi in positivo, possibilmente se ricorre a questa situazione, o anche in negativo, gli elementi per poter esprimere pienamente, in modo del tutto consapevole, il proprio parere. Non è l'unico l'atto del tutor, non è l'unico atto fondamentale, c'è anche la relazione del dirigente scolastico, c'è l'osservazione che può essere effettuata anche da altri docenti che il dirigente scolastico acquisisce, ma certamente il tutor svolge un ruolo che è centrale, perché è vero, è di accompagnamento, è vero, non è questione di fare, come dire, un'osservazione formale, ma si tratta di accoglierlo veramente, di accogliere il docente in assunto, di accompagnarlo, di dargli suggerimenti se necessario, di riconoscere il valore che ha e di incoraggiarlo quando questo ricorre. L'istruttoria però rappresenta un aspetto fondamentale, non ci può essere un'espressione del parere se non c'è un'istruttoria. L'istruttoria deve essere ben fatta, cioè deve essere fondata su un'osservazione la più precisa possibile e su una valutazione la prima possibile. Il comitato esprime un parere che è obbligatorio, ma non è vincolante. Noi sappiamo che il dirigente scolastico può procedere anche in modo diverso rispetto a quanto suggerito dal comitato di valutazione. Ad esempio, potrebbe esserci un parere positivo, il dirigente scolastico sulla base degli ulteriori elementi potrebbe anche effettuare una determina di non superamento dell'anno di formazione di prova, ma se lo fa si deve in modo motivatamente, si può discostare, ma lo deve fare in modo ben preciso. In ogni caso, che si discosti o che non si discosti, è rarissimo che si discosti, ma anche qualora non si discosti, il dirigente scolastico dovrà dare indicazioni precise per il successivo anno scolastico circa quali sono i punti di criticità emersi, circa le azioni che l'istituzione scolastica sta
deve andare a effettuare nel secondo anno di formazione di prova, che non è poi ripetibile. Facciamo un attimo il quadro di quella della situazione. Dal 2015, quando è nata questa nuova modalità di anno di formazione e di prova, dove la formazione è intrinsecamente collegata alla prova, cioè non ci può essere anno di prova senza una formazione, e quindi se si ripete l'anno di prova si ripete anche la formazione. All'inizio, diciamo, di questo percorso, mediante un gruppo di lavoro che all'epoca coordinavo io, costruimmo in Toscana degli strumenti molto molto semplici e essenziali di osservazione e di valutazione. A distanza di alcuni anni, nel 2019, grazie a un accordo di collaborazione con l'Università di Firenze, ringrazio la professoressa Biagioli di cuore per la presenza oggi qui con noi, abbiamo iniziato un percorso di osservazione che non può essere, ripetiamo, obbligatorio, ma non poteva essere nemmeno quello del 2015, perché gli strumenti devono essere discussi, concordati tra docente in assunto e tutor, ma si può addivenire ad utilizzare questi perché sono, come dire, fondati su un lavoro, come dire, importante da parte dell'università e da parte nostra. Ma l'università aveva anche tutto un percorso precedente in questo settore che utilizzava per la formazione dei docenti dell'infanzia e della primaria. E questi strumenti specifici sono stati definiti nel 2019, da allora sono stati utilizzati, offerti, questo è il terzo anno, a tutti i docenti, in particolare di infanzia e della primaria. A distanza di altri 2 anni, in questo qualche mese fa, sono stati definiti degli strumenti di osservazione e di valutazione specifici per la secondaria di primo e di secondo grado, in collaborazione tra Ministero dell'Istruzione e Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e i 3 Atenei Statali della Toscana, di Firenze, di Pisa e di Siena. Tutti questi strumenti saranno disponibili sulla piattaforma di e-learning, dove avverrà la formazione e il riconoscimento, formazione regionale. Attenzione, non confondiamo questa piattaforma con quella di INDIRE. La piattaforma di INDIRE è nazionale, la piattaforma di e-learning è il modo con cui l'ufficio scolastico regionale forma i tutor, mentre la piattaforma INDIRE è per la formazione dei docenti neoassunti. La formazione dei tutor invece è in carico all'ufficio scolastico regionale. Bene. Sulla nostra piattaforma di e-learning saranno disponibili questi strumenti, ci tornerà sopra nel suo intervento il professor Giovanni Roveri, ma sono già direttamente raggiungibili a questo indirizzo dove sono presenti le schede di osservazione e di valutazione che potranno essere utilizzate. Sono già scaricabili in formato Word e bisogna formarsi su questi naturalmente, però abbiamo ritenuto di mettere a disposizione fino da adesso. E con la formazione, diciamo, sarà favorito il loro utilizzo nel modo più proprio possibile. Mentre per quanto riguarda poi invece l'utilizzo della piattaforma, non verrà richiesto di caricare questi documenti in formato Word. Chi parteciperà alla formazione della fase 2, infanzia e primaria o secondaria di primo e di secondo grado, i lavori, diciamo, le osservazioni che vengono effettuate, poi la valutazione del tutor, verranno caricate su dei form, quindi in modo digitale nativo, senza dover caricare nessun file. Bene, solo per farvi vedere storicamente quello che era accaduto, nel 2015 vedete lo strumento di osservazione era questo, era molto molto essenziale, mentre lo strumento che abbiamo, che adesso vi proponiamo per quanto riguarda infanzia e primaria, è molto più articolato, molto più specifico e definisce in modo molto preciso come cosa osservare. E qui c'è soltanto un estratto, poi nella formazione che inizierà il 14 di dicembre verrà visto in dettaglio. E analogamente, per quanto riguarda gli strumenti di osservazione per il tutor, per la secondaria di primo e di secondo grado, anche qui vi anticipo soltanto una prima schermata, verrà effettuata una specifica formazione a partire dal 20 di dicembre e qui sono, come potete vedere, molto più dettagliate e molto più articolati. Per quanto riguarda poi il passaggio dall'osservazione, quindi si fa un'osservazione, si fa una seconda osservazione, in alcuni casi una terza osservazione e così via, alla fine si arriva ad effettuare una valutazione, quindi una sintesi di quanto osservato che possa consentire di valutare le singole competenze. Di nuovo nel 2015, quando iniziamo questo percorso,
avevamo sostanzialmente quattro standard professionali che vi ho fatto vedere nel diagramma con i quattro elementi articolati per quanto riguarda il secondo in B1, B2 e B3, ma come potete vedere sono esattamente i quattro standard e rappresenta un descrittore di livello. Non è quello che vi proponiamo adesso, e quello che vi offriamo adesso invece riguarda, per quanto riguarda l'infanzia e la primaria, gli strumenti predisposti con l'Università di Firenze, e dove, in modo, come vedete, sempre sulla sinistra sono presenti gli standard professionali ai quali si afferisce, ma poi c'è un dettaglio per area e per singole competenze. Analogamente, per quanto riguarda la secondaria di primo e di secondo grado, gli strumenti specifici, di nuovo, ritroverete sulla sinistra per chi per il tutto della secondaria, sulla sinistra lo standard professionale di riferimento, poi un ambito di competenze e poi delle specifiche competenze e un descrittore di livello. Bene, cerco di arrivare un attimo ad una sintesi di tutti i soggetti, a partire da voi che svolgete un ruolo fondamentale. Vi ringraziamo per questo, perché svolgete un ruolo molto delicato ma vero e che accoglie e proprio in prima linea il docente in assunto. Si incrocia il vostro ruolo con quello del dirigente scolastico, il quale anch'esso accompagna, nel senso che predisporrà una relazione, può fare delle osservazioni in classe, può collaborare, fa il patto di sviluppo professionale. E con quelli che sono ruoli invece svolti dalla Scuola Polo per la formazione, che sta, se non l'ha già fatto, lo farà a breve in ciascun territorio, organizzando l'incontro iniziale e l'incontro di istituzione finale, ma anche tutta la formazione dei laboratori, delle 12 ore di attività laboratoriale, o in alternativa del visiting per quel numero a domanda di docenti che vorranno e potranno effettuare il visiting. Insieme a questo concorre anche la piattaforma di INDIRE, che raccoglie un po' tutti gli elementi che il docente in assunto vuole inserirci al fine di costruire il proprio portfolio professionale, ma lo scopo non è quello di avere degli strumenti che formalizzino e basta. Lo scopo fondamentale è quello di favorire lo sviluppo e il consolidamento delle competenze del docente con riferimento agli standard professionali, quattro standard professionali del decreto ministeriale 850, e fornire quindi poi al comitato di valutazione quegli elementi che possano essere utili per fornire il parere obbligatorio. Troverete nelle slide poi anche qualche riferimento normativo. Due parole prima di arrivare verso la conclusione: l'attività online sulla piattaforma, ve ne parlerà il professor Roveri, noi speriamo che potranno essere attive dal 6 di dicembre. Diciamo, speriamo, perché con il cambiamento delle regole circa l'accesso degli utenti ai servizi della pubblica amministrazione, che prevedono che questo accesso debba avvenire con speed, siamo in attesa del perfezionamento della convenzione con Agid per poter utilizzare effettivamente speed. La piattaforma è pronta, l'accesso è pronto, ma dobbiamo avere la validazione e l'autorizzazione finale da parte di Agid per poter procedere a questo indirizzo, è il nuovo indirizzo per la formazione, per poter effettuare poi la formazione. La formazione quest'anno, riepilogo, si svolgerà come l'anno scorso, come 2 anni fa, in una fase 1, seguita poi da una fase 2, che quest'anno si splitta in due tipologie diverse, infanzia e primaria, e la seconda per i docenti, per il futuro dei docenti della secondaria di primo e di secondo grado. Per ciascuna di queste fasi, quindi, se io sono tutor della primaria per quanto riguarda la fase 1 e per quanto riguarda la fase 2 infanzia e primaria, se ci partecipo e se la completo, verrà riconosciuto uno specifico monte ore e verrà rilasciato un badge per il riconoscimento di questo monte ore. Il cronoprogramma quindi è il seguente: oggi inizia la formazione per tutti i tutor. Chi non ha potuto partecipare a questo incontro in diretta potrà rivederlo all'indirizzo che vi verrà indicato, che in realtà poi è lo stesso con il quale stiate partecipando, già comunicato alle scuole, e la formazione poi proseguirà sulla piattaforma di e-learning fin per diversi mesi. La fase 2 inizia il 14 dicembre con la professoressa nel Dipartimento di Scienze della Formazione Primaria, e ringrazio di nuovo la professoressa Biagioli per la sua presenza oggi, alla quale tra pochi minuti darò la parola, e
Poi si concluderà, diciamo, la fase 1, noi speriamo riusciate a concluderla tutti entro il 31 di dicembre, in modo da transitare, se possibile, tutti nella fase 2, l'infanzia primaria o a seconda della tipologia del grado di scuola, nella fase 2 per le secondarie di primo e di secondo grado, per la quale la formazione inizia invece il 20 di dicembre. E la restituzione andrà effettuata per quanto riguarda tutti i documenti, quindi di osservazione, osservazione 1, osservazione 2, valutazione e quant'altro, entro la data, ecco, che non può essere troppo precoce per quello di valutazione, ma può anche essere quasi immediato per l'osservazione 1, perché se io faccio un'osservazione 1 a dicembre, posso anche caricare subito il documento e faccio un'altra a febbraio, lo carico, ma attendo magari verso aprile per effettuare quello sulla valutazione, perché voglio raccogliere più elementi possibili da fornire al comitato di valutazione. Queste schede saranno anonime, quindi noi non vogliamo sapere chi è che l'ha compilata, ma ci servono per poter migliorare questa attività di formazione insieme a un feedback che vi chiederemo sia per la fase 1 che per la fase 2. Bene, e questo di nuovo è l'indirizzo per potersi iscrivere nelle modalità che vi dirà il professor Roberi alla formazione sulla piattaforma. E direi, su questo ora non insisto, direi anche per consentire, diciamo, sono già passati un tempo abbastanza lungo, direi di passare la parola, passerei a questo punto la parola, l'ultima slide che voglio farvi vedere è questa. Qui abbiamo, voi svolgete questo ruolo di accompagnamento soprattutto riguardo al bilancio iniziale, al peer-to-peer, e all'istruttoria basata su evidenze. Certamente collaborate anche al patto di sviluppo professionale, a qualunque cosa che riguardi l'accompagnamento, però mi raccomando, il bilancio di competenza iniziale fatelo fare subito al docente, collaborate con lui, e il peer-to-peer distribuitelo nel tempo, ma fate almeno 12 ore di osservazione reciproca sulla classe vostra e sulla classe del tutor, e costruite, grazie anche agli strumenti che vi offriamo, un'istruttoria che sia basata su evidenze, non sulla sensazione, ecco, ma ho fatto osservazioni precise e sulla base di queste osservazioni posso arrivare a dare indicazioni su quelle che sono le competenze conseguite. Vi ringrazio e passo la parola alla professoressa Raffaella Biagioli dell'Università degli Studi di Firenze. Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. Sono Raffaella Biagioli, come ha annunciato l'ispettore Salvini, e sono la presidente del corso di studio quinquennale magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria del Dipartimento di Forlilpsi dell'Università di Firenze. Sono molto contenta di partecipare anche quest'anno a questo percorso formativo, come negli anni precedenti, come già è stato detto dall'ispettore Salvini, perché il ruolo dei tutor per i docenti neoassunti è veramente un ruolo fondamentale per la scuola e è frutto dell'accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Dipartimento di Forlipsi dell'Università di Firenze, appunto, e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana. Queste due istituzioni già da alcuni anni, come è stato detto, hanno dato vita ad una collaborazione nel campo della formazione iniziale dei docenti impegnati a diventare tutor dei colleghi incaricati a effettuare l'anno di prova, e quello che andremo ad effettuare insieme è la possibilità di utilizzare gli strumenti di osservazione che fanno riferimento agli standard di competenze per il profilo professionale del docente di scuola primaria e dell'infanzia, che è anche attuato nel corso di laurea magistrale di Firenze, ma questi strumenti sono stati revisionati, sono stati condivisi secondo la normativa vigente con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, come già è stato detto. Il profilo professionale del docente, quindi, è uno strumento operativo che ha un importante valore di orientamento,
perché si basa su ciò che accade in situazione, soprattutto ciò che accade in aula, e fornisce un insieme di comportamenti da osservare in modo tale da stabilire se un docente neoassunto abbia conseguito gli standard a partire dal livello di base. Ecco, questi standard quindi definiscono ciò che un insegnante neoassunto deve sapere, deve capire e deve saper fare. I principali strumenti impiegati sono due, sono le schede di osservazione che verranno applicate in due fasi successive, cioè una prima fase e poi di nuovo in una seconda fase, in modo da consentire una lettura più oggettiva possibile, e poi le conseguenti schede di sintesi. A conclusione di questo percorso poi vedrete che vi verrà richiesta anche la compilazione di un questionario finale. Con questo vado a dire che stiamo promuovendo l'arricchimento professionale degli insegnanti tutor, in questo caso appunto di voi che state partecipando, attraverso proprio la possibilità di interagire e di far parte della nostra comunità di ricerca. In particolar modo il 14 dicembre, come già è stato richiamato, all'Università di Firenze, quindi soprattutto il corso di formazione primaria, ha previsto un appuntamento che riguarderà proprio la presentazione specifica di questi strumenti di osservazione con una modalità di tipo interattivo. Così favoriamo la convergenza tra attività di formazione, di tutoraggio e di valutazione dei docenti precedenti all'immissione in ruolo, che appunto viene effettuata dall'università, e l'attività di tutoraggio e di valutazione che voi farete appunto come tutor delle istituzioni scolastiche. Pertanto questo è un vero e proprio ponte tra Università, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, ovviamente, che è preposto alla vostra formazione, e la possibilità di una formazione insieme però alla comunità di ricerca. Pertanto io sono molto contenta di questo, di questa possibilità di collaborazione, e credo che sia una grande opportunità per tutti noi. Vi invito e vi ricordo pertanto il 14 dicembre, e vi ringrazio per l'ascolto. Passo adesso la parola alla ispettrice Bonalumi. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti. Il mio intervento, la mia presentazione riguarderà proprio il lavoro che vi accompagnerà in questo anno scolastico, essendo stati individuati come docenti tutor. Quindi la mia presentazione ha questo titolo: il tutor del docente in anno di formazione di prova. La base di partenza è il decreto ministeriale 850, e potrete fare riferimento a questo decreto del 2015 ogni qualvolta avrete bisogno di trovare dei punti di riferimento per il vostro operato. Partiamo subito con quello che ha caratterizzato la procedura tramite la quale siete state individuate o individuati. Il dirigente scolastico all'inizio di questo anno ha sentito il parere del collegio e ha designato uno o più docenti con il compito proprio di svolgere le funzioni di tutor per i colleghi neoassunti in servizio presso la vostra scuola. Il docente tutor appartiene, nello specifico della scuola secondaria di primo e di secondo grado, alla medesima classe di concorso del docente neoassunto che viene a lui affidato, oppure è in possesso di una relativa abilitazione. Nel caso in cui non ci sia la possibilità di individuare
il docente tutor con la medesima classe di concorso, il collegio e il dirigente scolastico procederanno alla designazione per classi affini, ovvero per aree disciplinari. I criteri prioritari per designare il docente tutor sono i seguenti. Quindi voi siete stati individuati dai vostri colleghi all'interno del collegio proprio perché date una garanzia di possedere adeguate competenze culturali, comprovate esperienze didattiche, un'attitudine a svolgere funzioni di tutoraggio, azioni di counseling e l'attitudine a effettuare una supervisione professionale. Il docente tutor, come già stato detto negli interventi che hanno preceduto questa presentazione, svolge determinate azioni. Proviamo a vederle più nello specifico. Il docente tutor accoglie il neoassunto. Ecco, pensiamo di immedesimarci in un collega che appunto assume servizio nella nostra scuola e che cosa si trova a dover gestire, a dover conoscere. Pensate solo al momento dell'accoglienza nella sala docenti, faccio degli esempi pratici, gli uffici della segreteria, gli uffici amministrativi, il direttore dei servizi generali amministrativi, ma anche una accoglienza che possa permettere al docente neoassunto di orientarsi nell'edificio in cui si troverà ad operare, a lavorare, quindi la presenza di laboratori, la presenza di spazi esterni attrezzati che possono realizzare un'attività didattica alternativa, integrativa, di completamento di quella svolta in classe, la presenza o meno di spazi riservati alla fruizione del pasto, ad esempio le mense. Quindi il docente tutor ha anche proprio questo ruolo di accogliere fisicamente, in presenza, nello spazio, il nuovo docente. Favorisce anche la sua partecipazione alla vita della scuola. Uno strumento che permette, ecco, di orientarsi all'interno della scuola è sicuramente il piano delle attività che il collegio dei docenti avrà sicuramente deliberato nei primi mesi di avvio dell'anno scolastico. Piano delle attività, voi sapete bene, che prevede tutta una scansione di appuntamenti collegiali, ma anche di apertura nei confronti delle famiglie e incontri di scadenza, se esempio, sulle la condivisione dello strumento operativo del piano delle attività. Non solo il piano delle attività, ma anche rendere edotto il collega che si appresta ad entrare nella nostra scuola di una contrattazione di istituto. È vero che in questa fase sono ancora in corso, però almeno renderlo partecipe di quelle che sono appunto i livelli poi dopo di azione e di lavoro amministrativo all'interno della scuola. Il ruolo del docente tutor si esplica anche in una forma di ascolto, io direi una forma di ascolto attivo, partecipato, una consulenza e una collaborazione. Pensiamo ad esempio all'importanza di suggerire una programmazione dei propri impegni anche al collega neoassunto. Quindi ricordando, condividendo scadenze, riunioni, ma anche condividendo materiali modulistiche utili ai fini della predisposizione della programmazione di classe. La funzione del tutor si esplica poi, oltre a queste azioni di accoglienza, di consulenza e di collaborazione, in un'attività importantissima che è stata menzionata, che è quella della osservazione in classe e di cui parleremo poi nelle slide. All'attività del tutor ricordiamo che può essere riconosciuto un compenso economico, appunto il riferimento è il miglioramento dell'offerta formativa,
E inoltre l'attività del tutor prevede anche una specifica attestazione, in modo che vada ad arricchire il curriculum vitae del docente tutor, e non solo, anche all'INPE essere riconosciuta questa attività all'interno della valorizzazione della professionalità docente, così come previsto dalla legge 107 del 2020. Ora, vediamo nello specifico queste azioni del tutor. Io ho portato degli esempi. Condivide, l'azione del tutor condivide con il docente neoassunto che cosa? Uno degli aspetti peculiari che caratterizza la professionalità docente è la programmazione per competenze. Ciascun docente inserito in contesto lavorativo avrà l'assegnazione di una classe o di una determinata attività all'interno della scuola e sarà chiamato ad effettuare una programmazione per competenze. È una programmazione annuale che il docente neoassunto redige e nella quale deve rispettare alcuni passaggi nodali, gli esiti degli apprendimenti attesi, le metodologie didattiche che intenderà utilizzare durante l'anno scolastico, le strategie inclusive per alunni con bisogni educativi speciali, BES, e per lo sviluppo anche delle eccellenze, e gli strumenti e i criteri di valutazione. Voi capite che solo da questo primo aspetto di condivisione l'azione del tutor diventa importantissima. Perché qui significa proprio cominciare con il passo giusto l'attività per il docente neoassunto e per la vostra azione di tutoraggio, la programmazione per competenze. Mi preme mettere bene l'enfasi, l'accento su questa espressione, programmare per competenze. Ricordiamoci che stiamo lavorando per competenze. Un altro aspetto dell'attività che contraddistingue l'azione del tutoraggio è quello della collaborazione. Quindi il tutor collabora con il docente neoassunto, soprattutto anche qui in questa fase di avvio di anno scolastico, nello stendere il bilancio di competenze. Anche questo è già stato ricordato nell'intervento dell'ispettore Salvini. Definire, stendere il bilancio di competenze è una sorta di autovalutazione strutturata, permette al docente neoassunto di fare luce su quelle che sono i propri punti di forza in merito alle competenze acquisite, possedute, e quelle che invece dovrà sviluppare e approfondire. E qui la vostra azione come appunto guida, come sollecitatore di domande per favorire questo percorso di autovalutazione al fine di stendere un bilancio di competenze funzionale, efficace, che sia utile al docente neoassunto, in modo che poi sappia ad andare a individuare anche le azioni formative necessarie al suo sviluppo professionale. Ecco, questo è molto importante. La vostra azione qui sarà molto importante. Il bilancio di competenze, subito dopo il bilancio delle competenze, il docente neoassunto sarà chiamato dal dirigente scolastico per sottoscrivere il patto per lo sviluppo professionale. Anche in questo, anche se i due soggetti sono il docente neoassunto e il dirigente scolastico, voi capite che se avete istruito bene insieme al docente neoassunto il bilancio di competenze e quindi messo in evidenza gli aspetti, le tematiche che il docente neoassunto dovrà andare ad approfondire, verrà di naturale conseguenza anche il patto per lo sviluppo professionale, perché saranno subito evidenti al docente neoassunto quali sono le tematiche e gli aspetti che dovrà sviluppare e che saranno contemplati all'interno del patto per lo sviluppo professionale che andrà a sottoscrivere con il dirigente scolastico come un impegno di sviluppo professionale e quindi di cura della propria formazione. Il docente tutor supervisiona. Il docente tutor, ecco, la vostra azione, io direi,
questo è un po' un fil rouge, quella della supervisione. Infatti, al termine del periodo di formazione e prova, il docente non assunto verrà, anche grazie al vostro aiuto e alla supervisione che avrete effettuato durante tutto l'anno scolastico, il docente neoassunto sarà chiamato a stendere un nuovo bilancio di competenze, di modo che questo anno di formazione e di prova non sia un anno a sé stante, ma veda già la propria proiezione nel futuro dello sviluppo professionale. E quindi questo nuovo bilancio di competenze darà la possibilità al docente di considerare i progressi fatti alla luce della formazione realizzata, alla luce del confronto che ha avuto con voi e anche dell'acquisizione di competenze che voi sarete stati in grado di suggerire e di accompagnare, e in questo modo il docente neoassunto sarà in grado di stilare un nuovo bilancio di competenze per lo sviluppo futuro. Il vostro ruolo di tutoraggio, è anche quello di presentare a chiusura di questo anno scolastico le risultanze emergenti dall'istruttoria compiuta in merito sia alle attività formative che il docente neoassunto ha seguito, ma anche grazie alla vostra azione di osservazione, di consulenza, di collaborazione e non da ultimo la vostra azione di peer to peer nei confronti del docente neoassunto. Una degli ultimi atti che vi vedrà protagonisti sarà quella della partecipazione al comitato di valutazione che si riunisce a chiusura delle attività. L'attività di peer to peer per la formazione tra pari, ecco, questa è l'attività che, sulla quale è bene capirsi e comprendere. L'attività di osservazione in classe svolta dal docente neoassunto e dal tutor, quindi sarete sicuramente voi ad osservare andando in classe del docente neoassunto lo svolgimento di una lezione che avrete concordato anticipatamente, ma sarà anche il docente neoassunto a partecipare, ad assistere, ad osservare ad una delle vostre lezioni o una delle vostre realizzate nella vostra l'osservazione. Questa osservazione è focalizzata sulle rilevare le modalità di condivisione delle attività e delle lezioni per verificare se l'attività del docente sostiene la motivazione degli allievi e degli alunni attraverso strumenti, metodologie, input. Questa attività di osservazione in classe mira a verificare se ci sono tutte le condizioni per costruire climi positivi e motivanti all'interno della classe. E la osservazione mira anche a verificare l'attività di verifica e di valutazione formativa degli apprendimenti. Questo è un tema molto delicato, quello della verifica e della valutazione formativa, su cui ecco, vi invito, insieme a quello della programmazione per competenze, a focalizzare il vostro intervento insieme al docente neoassunto. Le sequenze di osservazione sono oggetto, come ho anticipato, di una progettazione preventiva, ma anche di un successivo confronto, di modo che il docente tutor possa effettuare una rielaborazione e capire quelle che eventualmente potranno essere i vostri suggerimenti, i vostri stimoli o anche i vostri apprezzamenti. Sempre a seguito di questa osservazione, il docente neoassunto farà tesoro di questi scambi peer-to-peer tra il suo tutor e lui stesso per raccogliere stimoli utili per redigere la relazione conclusiva.
a queste attività di osservazione nelle classi sono dedicate almeno 5. Lavorare peer-to-peer significa applicare proprio i principi della peer education e quindi è importante, voi capite che è un momento molto delicato quello di entrare nella classe di un collega che sta facendo lezione e così come per voi accogliere il collega mentre voi state realizzando la vostra attività con i vostri studenti. Pertanto ci sono dei principi di fondo che devono essere fortemente condivisi e anche rispettati. Infatti tutti i partecipanti sono coinvolti nel processo di apprendimento. Questo è una premessa ineludibile che sia voi sia il docente neoassunto deve fare proprio. C'è un annullamento nella distinzione tra il formatore e il soggetto destinatario del processo formativo, infatti si parla di peer to peer, si è messi sullo stesso piano. E si determina un passaggio da una comunicazione di tipo unidirezionale ad una comunicazione bidirezionale o circolare, che è la caratteristica saliente per un apprendimento efficace e funzionale, quello di uno scambio bidirezionale o circolare. Vi ringrazio per l'attenzione. E chiudo qui la mia presentazione e do la parola al professor Roberto Roberi per il suo intervento. Grazie, buon lavoro. Buongiorno, sono Giovanni Roberi. Io mi occupo di valutazione e di formazione dei docenti, in modo particolare i docenti neoassunti. Allora, mi aspetta un ruolo più tecnico rispetto agli interventi che avete finora ascoltato. Parecchie domande che sono arrivate nella fase preventiva riguardavano l'obbligatorietà della formazione. La formazione non è per sé obbligatoria, nel senso che è un accompagnamento, può essere un servizio che l'amministrazione eroga a vostro favore. Qualcuno pensa che l'amministrazione sia un po' una sovrastruttura burocratica, in realtà l'amministrazione eroga dei servizi, questa amministrazione, cioè l'ufficio scolastico regionale, eroga dei servizi a supporto delle scuole. Qui spetta il compito istituzionale di svolgere il servizio di educazione e di istruzione in questo paese. Quindi vedetela così sostanzialmente, è un accompagnamento per voi, chi ne ha necessità usufruisce di questo accompagnamento, che è un accompagnamento, come avete capito, dagli interventi precedenti che è qualificato. Mi sentite? Bene. Che è un accompagnamento qualificato, lo è in modo particolare quest'anno, vista la collaborazione delle tre università toscane. Poi un altro aspetto, sempre in relazione alle domande cui ho risposto nella fase precedente, riguardava la comunicazione anche sulle mail personali. La comunicazione sulle mail personali è stata fatta in sovrappiù rispetto alle comunicazioni istituzionali che sono state inviate alle istituzioni scolastiche, vostre istituzioni scolastiche di servizio. Poi la nota è stata anche pubblicata sul sito. In sovrappiù, come ulteriore sforzo di comunicazione, è stato effettuato l'invio sulle mail personali. Purtroppo non tutte le mail personali erano corrette, sono state inserite in modo corretto da parte delle istituzioni scolastiche e abbiamo avuto qualche centinaio di difficoltà di invio, voi siete circa 4.300, quindi capite che i numeri sono importanti, quindi qualche centinaio di non recapiti per qualche motivo, insomma, del
questo senso, però abbiamo invitato le istituzioni scolastiche a correggere le vostre email personali. Bene, veniamo agli aspetti invece che attengono alla formazione. Quindi il vostro percorso di accompagnamento, come già diceva l'ispettore Salvini, è articolato su due fasi. La fase 1 che inizia oggi con questo webinar e continua sulla piattaforma e-learning MOOC dell'ufficio. E la fase 2 che è articolata su una serie di webinar gestiti dall'università e che ha sempre questo accompagnamento sulla piattaforma e-learning dell'ufficio. Possiamo vedere intanto questo è questo è il link per accedere alla piattaforma e-learning dell'ufficio e vi ritroverete un accesso di tipo speed. Ecco, ora dovreste vedere per poter accedere alla piattaforma www.toscana-istruzione.it/speed per poter accedere alla piattaforma e vi ritrovate, ecco, ritrovate su questa pagina. L'accesso e la registrazione alla piattaforma avverrà attraverso lo speed. Attenzione, non saranno validi gli accessi come carta di identità elettronica e CNS, carta nazionale dei servizi. Quindi l'unico accesso sarà attraverso lo speed. Al momento l'accesso alla piattaforma tramite speed non è possibile perché per motivi tecnici in questo momento l'accesso speed non è ancora abilitato, per cui ci sarà un po' di ritardo, ci sarà qualche giorno di ritardo nel rendere operativa la piattaforma perché l'accesso speed richiede una procedura, questa procedura l'ufficio l'ha attivata per tempo e tuttavia non ci hanno ancora attivato lo speed. Una volta che avrete acceduto con questa modalità dovrete confermare la registrazione con una chiave di iscrizione al corso. La chiave di iscrizione al corso quest'anno è Tutor 2022. Tutor 2022, tutto maiuscolo e tutto attaccato. Ora vediamo, vi faccio vedere in anteprima che cosa vedrete all'interno della piattaforma. Io accedo con una modalità alternativa vediamo anche qui, cambio ruolo come tutor, così vediamo esattamente che cosa vedrete anche voi sulla piattaforma. Vedete, la piattaforma è una piattaforma che viene usufruita in modalità MOOC, Massive Open Online Courses, che vuol dire una piattaforma che mette a disposizione delle risorse in modo libero, in modo gratuito ed è in autogestione. L'ufficio ha predisposto una serie di risorse a questo indirizzo, su questa piattaforma, e ciascuno ne può fruire liberamente. Quindi qui trovate in questa pagina, ve la ingrandisco perché altrimenti non vedete, ecco, ora dovreste riuscire a vedere, sì, dovrebbe andare meglio così, ecco, quindi se si scorre questa pagina vedete che viene articolata la fase 1, in cui viene, ovviamente c'è un'introduzione a questa fase 1, viene descritta brevemente, poi c'è il modulo 1, introduzione e informazioni,
fase 2, dove ci sarà anche tra l'altro il link. Giovanni, scusami un attimo, professor Roveri, bisogna ricondividere la pagina web perché vediamo il documento di Word. Va bene. Grazie. Allora ricomincio. Destra. Ecco, dovreste riuscire a vedere allora che rifacciamo da capo l'accesso perché vi ricordo che io sto accedendo con modalità diversa dallo SPID, perché attualmente lo SPID non è ancora operativo, poi sono tra gli organizzatori, quindi non è, voi dovrete accedere esclusivamente attraverso lo SPID. Cambio ruolo così vediamo esattamente cosa vedete anche voi. Quindi questa pagina viene descritta, viene dettagliata tutta l'attività prevista, sia quella della fase 1 sia quella della fase 2. Ci si scriverà separatamente alle due fasi, la prima la fase 1, poi la fase 2. Non è possibile accedere alla fase 2 senza aver svolto la fase 1, è propedeutica. Quindi nella fase 1, la fase 1 è articolata in una serie di micro attività, diciamo, già le conosce, non c'è bisogno, per chi invece, per chi svolge questo ruolo per la prima volta o accede per la prima volta alla piattaforma, dirò brevemente che insomma, le attività sono piuttosto contenute, non sono molto pesanti come da svolgere e da realizzare. E qui ci sarà il link al webinar, tra l'altro è il dettaglio sul ruolo del titolo, sull'istruttoria che è stata già illustrata dall'ispettore Salvini e dall'ispettrice Bonalumi con gli strumenti, e qui sul modulo 3 ci sono i materiali di approfondimento. Ok. Bene, allora i materiali, visto che la piattaforma al momento non è ancora operativa per quei problemi tecnici di cui vi dicevo, sono disponibili, vediamo la pagina giusta, qua. Ecco, le schede di osservazione e valutazione in attesa di poter accedere alla piattaforma tramite SPID sono raggiungibili anche esternamente a questo indirizzo. Proviamo ad andarci. Il professore deve prima aprire lo stesso computer e poi ricondividerlo. Bene, grazie per l'assistenza. Riuscite a vedere in alto che ho inserito il link che abbiamo visto prima nella pagina web del grande Y schede tutor, in realtà è un link abbreviato, dando enter vi porta a un link molto più lungo, comunque non ve ne preoccupate di questo, troverete due cartelle, due cartelle che si chiamano MIUSR e MIFI, che contiene le schede di osservazione e valutazione per l'infanzia e per la primaria.
il secondo link, che invece si chiama MIUSR Unitos, per Università della Toscana, contiene le schede di osservazione e di valutazione per le secondarie di primo e di secondo grado. Quindi ciascuno di voi scaricherà le schede in relazione all'ordine di scuola su cui sta operando e che sono relative al docente di assunto dove sta operando. Allora, torniamo sulla piattaforma. Riuscite a seguirmi sulla piattaforma, Rossella, dammi un riscontro. Bene. Siamo tornati sulla piattaforma. Al termine di questa fase 1 ci sarà un test di valutazione, sempre in completa autonomia viene gestito. Questo test deve essere superato con il livello di sufficienza. Il livello di sufficienza è tarato a 80 punti. Non vi preoccupate se non lo superate al primo tentativo, è possibile ripetere n volte questo test per concludere la fase 1. Ovviamente se il punteggio è inferiore alle 80 significa che c'è qualche punto che deve essere rivisto, nel senso che c'è qualche cosa che non è chiaro, per cui si vanno a rivedere un attimo i contenuti, cioè le fasi, cioè le attività di cui sopra sono. Si vede che qualche passaggio non è stato chiaro. Una volta completata la fase 1 con il questionario di valutazione, ci si può iscrivere alla fase 2. La fase 2 è sottoarticolata, diciamo così, fra infanzia e primaria e secondarie rurali, quindi secondarie di primo e secondo grado. Ovviamente chi è desidera iscriversi perché appunto non c'è un obbligo ma è un servizio, quindi servizio predisposto dall'ufficio per accompagnare tutto in questo delicato ruolo, come risultato penso chiaro dagli interventi che ci sono stati finora. Quindi ciascuno si iscriverà al livello di propria competenza, dove svolge l'attività e dove il proprio neoassunto svolge l'attività. L'iscrizione a infanzia primaria esclude poi dalla partecipazione al modulo ovviamente delle secondarie. Analogamente l'iscrizione alla sezione delle secondarie esclude poi la partecipazione alle attività dell'infanzia e della primaria. Questo sembra forse opportuno dirlo perché, per prevenire magari qualche domanda di chiarimento. Scorro solo per farvi vedere che in fondo all'attività, quindi proseguendo sulla stessa pagina sostanzialmente, abbiamo la fase 1 e poi abbiamo la fase 2, infanzia e primaria, scorrendo ancora la stessa pagina, abbiamo la fase 2 relativa alle secondarie di primo e di secondo grado. In esito alle due attività, la fase 1 sia la fase 2, in esito e quindi significa dopo aver completato il test di valutazione, ci sarà il rilascio automatico di un badge digitale, che sarà visibile sia qui a sinistra, in questo menu a sinistra, ma dovreste anche riceverlo, lo riceverete anche tramite mail. Quindi una volta completato il test con punteggio uguale o superiore a 80, la piattaforma vi invierà in posta elettronica, sull'indirizzo di posta elettronica che avete utilizzato per iscrizione, e che potrebbe essere anche diverso da quello che la scuola ha comunicato per voi,
ai fini di questa attività. Questo lo vedete voi, potete inserire l'indirizzo che vi è più comodo. Quindi riceverete in posta elettronica il badge digitale, sia per la fase 1 sia per la fase 2. E qualora non lo doveste ricevere o qualora aveste smarrito la posta, la mail, lo potrete sempre rivedere e riscaricare attraverso questa funzione a sinistra, badge. In questo caso ovviamente mi dice che non sono presenti badge perché io non ho svolto il corso e quindi non ho badge al momento attivi, conosciuti, maturati. Bene, ora due parole sulla piattaforma Sofia. Rossella, dammi un riscontro per il tempo. Allora, ai fini del riconoscimento del corso, sia scusi, deve chiudere, aprire la piattaforma Sofia e condividere. Sì, d'accordo, grazie. Allora, piattaforma Sofia, la cosa forse più semplice per poter accedere alla piattaforma Sofia è quello di inserire il motore di ricerca piattaforma Sofia e come vedete ve lo elenca come primo elemento di ricerca. Professore, scusi, non è in condivisione, deve condividere lo schermo. Okay. Sono in condivisione? Si vede? Forse no. Proviamo. Qui. Bene. Allora, ripartiamo di qui. Quindi, la cosa più semplice per chi vuole accedere alla piattaforma Sofia e forse cercarlo sul motore di ricerca piattaforma Sofia e vi apre il portale, vi apre il link relativo al portale della piattaforma Sofia. Qui si accede con SPID oppure CNS o Carta Nazionale dei Servizi. Quindi ciascuno entra con le proprie credenziali. Propone due ruoli, gestore delle iniziative formative e discente, e voi ovviamente accedete come discenti, e poi dovete cercare il corso, per il tutor. Il codice di questo corso è 67321. Allora, inserendo questo numero, vedete che vi va a cercare, vi propone il corso specifico, è quello della fase 1, tutor docenti neoassunti 2021-22, ruolo del tutor, istruttorio, strumenti per il tutor. Ci cliccate sopra e trovate la scheda descrittiva. La scheda descrittiva del corso con il promotore sulla destra. Ora, cliccando su questa freccia in giù, avete l'indicazione della edizione, della prima edizione, e potete iscrivervi. Iscriviti ora. Questo serve per il riconoscimento dell'attività formativa che verrà svolta sulla piattaforma e-learning dell'ufficio, della MOC. Serve per il riconoscimento del corso a fini formativi. Uno può svolgere tutto il corso sulla piattaforma e-learning e poi iscriversi anche successivamente
chiedere anche successivamente il riconoscimento, oppure può farlo contestualmente. Ci siamo? Iscriviti ora, ci si iscrive a questo corso, a questa fase. Una cosa analoga sarà prevista per la fase 2, sia per il gruppo infanzia primaria, sia per il gruppo delle secondarie di primo e di secondo grado. Bene. Allora. Torniamo. Vi lascerò. Allora, per condividere un'altra pagina. Dovreste vedere una pagina di Word. Metta in condivisione, professore. In condivisione. Eccola. Vedo che questa pagina riassuntiva, quindi questo primo link è relativo all'iscrizione e alla registrazione sulla piattaforma e-learning MOOC. Ricordo che la chiave di iscrizione al corso specifico di Tutor 2021-22 è Tutor 22. Questo link vi ricorda che potete scaricare, in attesa che la piattaforma e-learning sia accessibile, perché abbiamo chiesto di implementare l'accesso speed, ma in questo momento l'accesso speed non ci è stato ancora autorizzato, quindi a giorni ci verrà rilasciato questo accesso speed e quindi ciascuno di voi potrà iscriversi e quindi potrà iscriversi alla piattaforma e iscriversi anche al corso specifico. In attesa che la piattaforma e-learning MOOC diventi operativa, è possibile scaricare le schede di osservazione e di valutazione, sia quelle relative all'infanzia primaria, sia quelle relative alle secondarie di primo e di secondo grado, a questo link. Troverete quelle due cartelle cui vi ho fatto vedere prima e quindi potrete accedere direttamente. Questo è il link alla piattaforma Sofia del Ministero, infine. Quindi alla piattaforma Sofia del Ministero, che serve per la richiesta di riconoscimento del corso per finalità di formazione, è questo il link diretto, oppure in caso di difficoltà o non ve lo ricordiate, scrivete nel motore di ricerca piattaforma Sofia del Ministero. Bene, io credo di aver detto quanto mi riproponevo e ora c'è uno spazio per le vostre domande. Prendiamo la condivisione. Bene, sono state effettuate poste alcune domande e cerco rapidamente di fornire qualche indicazione, qualche risposta dove possibile, prima di andare verso la conclusione. Allora, è stata posta la questione della piattaforma Indire che non è aperta per i tutor. Bisogna fare attenzione, non va confusa la formazione per i docenti neoassunti, che è già aperta dal 18 novembre, dal monitoraggio dei tutor che avviene sulla piattaforma Indire. Ok? Sono due cose distinte e che non vanno confusi poi con la formazione dei tutor, che non spetta ad Indire, ma la formazione dei tutor spetta all'ufficio scolastico regionale. Quindi noi con questa azione che oggi è iniziata effettuiamo la formazione, offriamo la formazione per i docenti tutor dei docenti neoassunti. I tutor possono entrare in piattaforma Indire quando verrà aperta la funzione, ma non per fare la formazione per se stessi, semplicemente per avere una sorta di
questionario di feedback di monitoraggio che Indire fa sui tutor. Indire invece fa la formazione online delle 20 ore per i docenti non assunti. Ok? E per quanto riguarda, poi è stato posto da diversi la questione delle firme di presenza nei prossimi incontri, qualcuno non può essere presente il 14 o il 18, dice posso porre le firme di presenza anche se non sono presenti. Ora, le firme di presenza si appongono perché si è presenti, ma questo non ha a che vedere con il riconoscimento della formazione, in quanto la formazione può essere effettuata anche esclusivamente sulla piattaforma MOOC, visionando il seminario di oggi e i successivi e facendo le azioni che sono indicate, cioè consultando sostanze e materiali e, come vi ha ben descritto il professor Roberi, effettuando poi il test della fase 1. In questo modo c'è il riconoscimento della formazione, a prescindere se si è fatto e se si è compilato in forma di oggi di rilevazione perché si era in presenza o se si è fatto soltanto la formazione che è sulla piattaforma dove è presente e sarà presente anche il seminario di oggi. Quindi si può usufruire della formazione anche se non si è partecipato all'evento di oggi o se non si può partecipare a quello del 14 oppure del 20 e ai successivi. L'importante è che si prenda visione dei materiali sulla piattaforma e che si completino le azioni. E per la fase 1 significa completare con successo il test di valutazione, conseguendo almeno l'80% del punteggio, e fornire il feedback di gradimento sulla formazione. Con questo si ottiene il riconoscimento. Vorrei approfittare di questo fatto di oggi anche per dirvi questo. C'è un'esagerazione nell'interpretazione del senso che hanno gli attestati. Ricordiamoci che le pubbliche amministrazioni, qualora rilascino degli attestati, okay, questi attestati rilasciati sono validi ma solo per essere esibiti nei confronti di privati, in quanto non è possibile esibire un attestato di una pubblica amministrazione ad un'altra pubblica amministrazione, non è valido proprio. Tant'è vero, voi troverete spesso questa dizione, questo documento può essere esibito solo non può essere esibito alle pubbliche amministrazioni. Se non c'è questa frase, l'attestazione non è vera. Quindi è improprio se vi venisse richiesto un attestato per partecipare ad un'azione formativa dal vostro istituto. Voi ve lo dovete autodichiarare. L'attestato non ha questo senso. L'attestato che noi rilasciamo ha un doppio senso. Uno, di riconoscere in forma digitale, mediante il badge, che però non è soltanto un disegnino, attenzione, quel badge ha dietro tutta una serie di metadati collegati a voi e quindi vi collega unicamente a voi stessi, e poterlo utilizzare facilmente sui social, sui vari, dove volete, e insieme a questo, con quel completamento, noi al termine della formazione, per chi ha superato il test per la fase 1, ad esempio, ha fornito il feedback, forniremo l'elenco di tutti coloro che hanno superato il test e effettuato il gradimento, cioè che hanno conseguito il badge, e a noi stessi lo forniremo l'elenco. Nel senso, caricheremo l'elenco di coloro che hanno ottenuto questo, che hanno conseguito, diciamo, questo esito sulla piattaforma Sofia, in modo che voi che siete iscritti, se vi siete iscritti, possiate avere il riconoscimento anche su Sofia di quello che è il percorso effettuato sulla piattaforma di learning. Quindi, ricapitolando, ci sono diverse piattaforme, non vanno confuse. Quella di Indire serve per i docenti non assunti. Quella dell'Ufficio Scolastico Regionale, Ministero, serve per i tutor. C'è una piattaforma Indire per i tutor, o meglio, viene aperta una funzione per i tutor sulla piattaforma di Indire per i non assunti, ma ha una finalità soprattutto di monitoraggio, non di formazione dei tutor. Questa è in carico all'Ufficio Scolastico Regionale. Al completamento della formazione sulla piattaforma regionale, sulla piattaforma di learning, sulla nostra piattaforma di learning, si ottiene un attestato in forma di badge. Non serve a nulla avere, come dire, un attestato da esibire ad una pubblica amministrazione. Serve per voi, per ricordarvi cosa è consistita l'azione, quando si è tenuta, che cosa riguardava, ma un'eventuale richiesta dalla scuola si deve per voi manifestare in una dichiarazione, in autodichiarazione di aver conseguito quella certificazione. Se poi la scuola non è convinta, chiederà a noi se effettivamente quella attestazione è stata conseguita o meno. E questo vorrei fare il punto, perché ormai sono decenni che c'è questo tipo di... le norme prevedono queste cose, ma a volte si inciampa con richieste che sono inappropriate da questo punto di vista. E per quanto riguarda le slide, l'ufficio credo
a breve procederà con una comunicazione e con la pubblicazione delle slide di questo incontro. E bene, a questo punto, se non ci sono da parte dei colleghi ulteriori aspetti, ecco, sui quali porre, chiedo al professor Roberi e all'ispettrice Bonalumi per farmi cenno se ci sono ulteriori aspetti sui quali intervenire. Bene, allora direi a questo punto non resta che augurarvi un buon proseguimento, soprattutto della parte viva a scuola, cioè di questo accompagnamento che effettuate con il docente neoassunto che è stato affidato, ma anche di questa, che riteniamo importante e molto qualificante, direi unica in Italia, guardate, questo tipo di azione di formazione in questa modalità che coinvolge, che ha definito degli strumenti per tutti i gradi di scuola, ce l'abbiamo solo noi in Toscana, quindi siamo ben lieti, a nome, dico a nome del direttore generale, e vi porto il suo saluto a nome suo, siamo ben lieti di offrirvi questa possibilità di formazione, come ha ben detto il professor Roberi, è un'offerta che vi facciamo per chi se ne vuole avvalere. Noi speriamo che ve ne avvaliate nel maggior numero possibile, ciascuno di voi, parlandone proprio con il docente in assunto, vedendo insieme gli strumenti che vengono offerti, e se li volete adottare, non solo adottateli, ma anche poi restituiteci il feedback nella fase 2, cioè con la partecipazione certamente ai webinar e alle successive azioni di formazione che partono il 14 per l'infanzia primaria e il 20 per secondaria di primo e di secondo grado, ma anche con la restituzione in piattaforma che ci consente poi di avere una sorta di monitoraggio e di restituzione verso di noi su eventuali, anzi necessari sicuramente, aggiustamenti degli strumenti per un miglioramento sempre della qualità. E questo è l'obiettivo principale, il miglioramento della qualità dell'insegnamento, della qualità del sistema istruzione. Vi ringrazio anche a nome di tutti i colleghi che sono intervenuti e della professoressa Biagioli, e vi auguro buona continuazione. Prossimo impegno per infanzia e primaria il 14 ottobre, come da nota che a breve l'ufficio vi invierà. Sì. Sì, professoressa. 14 dicembre, ore 17. Grazie, grazie. Arrivederci a tutti e buon lavoro. Arrivederci.